Bella a tutti ragazzi, qui benvenuti a questo nuovo live. Oggi siamo su Battlefield 3 e ho deciso di fare, no, okay. Ho deciso di fare una bella partitina su Conquista Dominio, su Torre di Ziba, tanto comunque per divertirmi un po', anche perché lo so che con forse sono d'accordo tutti che non è vero Battlefield, ma il problema è che qua ci sono mappe gigantesche, almeno su PlayStation e su qualche console, che non è che abbia tanto senso giocare, già su PC è qualcosa, anche se ragazzi non so fare questo qua, credo comunque non lo meglio perché c'è una mappa del genere 6 contro 6, mamma mia, sentite però vedere quanti ne trovo. Beh, trovo già uno che mi ammazza, sì, ma fare 6 contro 6 su Battlefield mi fa troppo comodo, tanto che ci sono ore più comodi. Uno, ragazzi, sono già morto. Ok, sti qua non voglio morire, infatti non voglio proprio, quello lì non me ne vanno, quanto odio quello, sono lì, ok ragazzi, quanto odio qua su Battlefield 15 che non riavvio. Che senso ha, tanto che ci sono un tiro neanche anche il disturbatore, ci lasciamo come la linea il caro vecchio del Company 2 lanciarsi, succede che lasciamo come il Bad Company 2 che c'era il lanciapatate, anche perché c'era il medico che aveva specie di vita di tutto, c'è veramente cambiato tutto. Bravo, io qua devo un po' capire come trovarlo. Che se è la mente. Perché scusa, l'avevo già cambiata la pistola. No, allora 8.8. Questa è una pecora, 8.8 è accettabile, ma parliamo qua. Comunque questa notte qua 8.8 è sicuramente più accettabile, perché fa 12.2, ma personalmente mi sembra alto, forse troppo, qua non so che mi sembra un po' che troppo, con la testa 12.2, cioè più tanto che stanno in partite dove uno non poteva entrare perché moriva. Andiamo a lottare per il rush, qua una brutta situazione perché il match 2000 finisce i colpi in una maniera assurda, perché chi è che l'aveva ucciso? Mi sembra aia 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 aia
con la chat, qualcosa da lei. Qualcuno di cui la chat, cioè. Così qua quanti sono? Allora, infatti poi usasse giustamente, infatti poi neanche io non ho fatto niente. Io qua boh, ho messo a spara, penso, spara a caso, perché giustamente non è servito quasi a niente il MP45. Ma scusa, non c'è. Boh, lì c'è un medico, qua i medici intanto spariscono. Non si capisce se vengono ammazzati oppure se spari, come ha fatto? Come ha fatto? Come diavolo ha fatto? Quanto ci scommettete che sono morto perché giustamente i miei compagni, secondo me i miei compagni mi piace, mentre sparo io mettersi in mezzo, no? O quando ero fatto la prima domanda di dove tipo si lamentavano perché gli sparavo, quando ho detto qui stavi sparando, loro si passavano in mezzo. Ma sto qua cosa stava facendo? No, seriamente cosa stava facendo? Ma per fortuna mi sono beccato poi il dottor Lance, no? Ragazzi, guardate, vi dico una cosa, se quello io lo sapevo usare e ho già morto sepolto. Ma ce n'è?
Vieni qua, carica l'F2000. L'unica cosa per cui ti è bello. Eh sì, andiamo sempre qua, con i più razzisti. Adesso posso. Aiutami i miei compagni di squadra, perché vediamo qua. Campia, campia, campia! Ma perché deve sempre... accettabile, quindi vuoi sapere perché. Ah sì, dai, cambiamo arma, mettiamoci P90. Oh, adesso dai, questo signore è il gioco di squadra, ok, anche perché io ho una precisione veramente assurda, anche perché non ho fatto una scala di servizio per lo scattare, abbastanza forte. Che comunque forse ragazzi non lo sapete, granata, chi è che l'ha? È a dito poi questi qua, cioè t'arrivano lì, non ti fanno niente, P90 sarebbe meglio non entrare in queste situazioni qua. Siamo tutti qua ben gentili, ma con tutti proprio gentili. Naturalmente questi più della finestra non li becco sempre io. È una legge. È una legge. Ho fatto una cavolata colossale perché la prima regola per sopravvivere in questa remota mappa è mai passare in mezzo, perché si chiama e c'è sempre il pettino in un becco. Domanda. Io vorrei sapere quanto cavolo il colpo ci mette nella testa. La trama dell'FM, a quanto qua andiamo di bene, poi sempre la P19 pronta a intervenire in caso di bisogno, speriamo che non mi serva. Vabbè, non c'è proprio la trappa niente, la trappa deve fare un lavoro sporco. Mi piace fare un salto di grado a caso, allora, spero di no, infatti. Quanto bella la P90! Ma fa più fuori. Questo mi vuole fenomeno, però sta cosa qua ha un caricatore gigantesco, 50 punti. Eccolo qua, è una P90 non mi disable. Caricatore ingrandito, se no. Che c'è una spalla C4 town. Ah no, dietro. Ah, scusate, ma che senso ha dare supporto in una mappa del genere? Non è supporto già a un certo punto. Teoricamente qua con la pinta dovrebbe essere medico, perché una partita non mi ha finito. Che ci vuole, devo capire, una mappe gigantesche che per trovare qualcuno devi fare, vi girate a due volte, ciao. Il Pac-Man c'è sempre, non si sa com'è che faccio ad avere il Pac-Man così potente, ma tant'è che sono 16-6. Questo qua è classico, io rientro e mi ammazza, mi sembra giusto. Lo sentite ragazzi, arma segreta e vado. Grazie a IK971, signore, vi tocca come chiamo io. Questa qui è la signora Anna, quindi fanno un one shot quando si va 5.000 metri e fate una mazza, è 4%. Sono ancora più P2000, che però tanto P2000 fa abbastanza schifo. Guardalo, ma come è nascosto? Sì, guardatevi dietro almeno, non per dire. Guardate, sì, io qua sono continuato a muovere. Ma mettiamo la P18. Mettiamoci con la carta, metto il P18. Sto iniziando a fare schifo. E quindi ragazzi era tutto previsto, forse un po'.
funzioni anche per due disc, ma tre casse non si può vedere tutto, purtroppo non saprei già dove sono tutti i carte, non avrebbero problemi, però visto che è veramente impossibile purtroppo che tu schiatta, questo è un po' visto, è perfetto. Che io sappia di granate non volano da sole. C'è qualcuno? Ragazzi, non è proprio che la gara non mi va proprio. Aspettate, non c'è qualcuno. Fate un 31. Cioè, non arrivano tutte quelle granate. Non mi sa che le granate si possano teletrasportare. Un shot con la K, mamma mia. C'è qualcuno che se ne va in giro. Facciamo dei bagni. Qualcuno che se ne va? No. Sì, vado io a partire le granate a caso. Ma qua ci sono sempre le granate. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Chissà che sei di cazzo. Che cavolo ha fatto? Quanti nemici ha incontrato? Ci avevano buttati la metà. E giustamente la metà l'abbiamo ammazzato, non è più schifo. Andiamo io. E qui c'è qualcuno. Quando va qua, quello mi ha scritto bene, non ha scritto. No, mi sono con la casa. Dai, dai, sono tutti di me. Sì, vabbè. Ah! Ma dov'era? Non ci credo. Non ci credo, mi sono atterrato sopra. Queste qua sono altre cose classiche. Anzi, la mano ti credi che ce l'ho attaccato. Passo il piano, dai. C'è un medico lì, mi vuoi dire? Cioè, beh, ma proprio... Boh. Quindi, secondo me stanno aspettando tutti che rientro io e già massimo, va bene, passiamo un MP. No, ma sta cosa qua l'ha presa in giro, dai! Sono entrato sopra una granata? Sti qua ti fanno entrare sopra le granate? Povero tizio che... Dannati bug. Ho buttato lì perché una volta su un posto per forza. Lo sapevo, dovevo morire. Una volta su un posto con un bug del genere. Che io stavo sempre lì a rianimare. Cercavo di rianimare un amico e sono morto. Ma che diavolo? Cos'è successo? So, ho visto. Poteva essere una flashbang, non esistono le flashbang. No! Sì, vabbè, io niente, sento nei posti più profondi. Grazie. No, 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 no! Scappa, 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 scappa. Che poi c'è qualcuno che ha pensato quello che ha ucciso, ma perché? Non si sa. Almeno posso dire di essere morto in un campo da qualcuno. Ma sta scendendo un po' spawn sul 100 più, ma se... Ma che frega! C'è qualcuno! C'è qualcuno, c'è qualcuno! Poi non so, qua ci sono, qua ti trovi anche i tizi che cercano di accoltellarti. Vabbè, io le doppie non le so fare, inutile che ci provo. Non ci ho provato, dai. Che magari riusciamo anche a vincere questa partita. Riusciamo a portarla a casa. Sarebbe già un
prendo il record per me, perché per questa verità sì, ma ho dei compagni di squadra che sono dei geni della tecnica militare. Cioè, qua veramente certi miei compagni sono dei geni della tecnica militare. Com'è che fanno ad accorgersi di avere un tizio dietro? Lo sapevo che c'era in te. No. Scusa, adesso io non faccio più niente. Lo so che c'è qualcuno. Boh, qua sta succedendo una serie di cose assurde, una peggio dell'altra. Non finirò sicuramente con un'altra di fronte all'internet, sta succedendo delle cose abbastanza assurde. Una più. Ma come mai quando ci sono io devo sempre saltare in aria qualcosa? E poi troppo male la vedere, cioè che ci mette 40 anni a neutralizzarla poi. Ma vedete che c'è la mia mitraglietta quando li va. E che adesso ho il controllo che sta impazzendo, quindi vedete quando lui va diventa in automatica la mitraglietta doppia, non ci credo. Ma secondo me è qualcosa che non c'è un bel controllo, potrebbe anche essere, su Black Ops sapete quante volte mi è capitato, ecco il kit medico. poi non si capisce se comunque si capisce, magari potrebbe essere un bel controllo, o eventualmente qualcosa di più, però ragazzi no! Ma accorgi anche di prima? No, dai! Ho dei geni della tattica militare come compagni, però, no, cioè, non so, mi passa davanti di me, non si accorgo di niente. Cavolo, i bot di Black Ops sono più intelligenti. Almeno più o meno si trovano, più o meno, attenzione, però si trovano. Oh, io, come compagno di squadra, devo sempre avere la tattica militare che la metà delle volte schiattano per cavolate assurde. C'è qualcuno, fidati di me. Cosa te l'ho detto? E questo qualcuno qua, secondo me, se sale da qualche parte, o sale da qua, o sale, laser. Infatti personalmente non so neanche perché sto usando il laser. Grazie che sei sacrificato per me. Io difficilmente uso il laser, cioè qua alla fine ho avuto un po' stretto la tecnologia perché qua è C2B, quindi dovrebbe servire qualcosa, quindi non serve a niente, ma fa niente. Dettagli tecnici, ragazzi, come dicevo prima che c'è avuto un omicronte, secondo me fanno questo video. Comunque dal cuore dei ragazzi devo scopro sempre che non dovrei mai uscire all'aperto, t'ammazzano, no, qua forse ancora più, c'è un solo posto grande, meglio passare da qua, poi qua la mi serve perché teoricamente il cognato ora i miei compagni di squadra sono dei puntanti geni militari che mentre io sto sparando si mettono in mezzo. Non si sa perché, loro si mettono in mezzo. O se ne fregano altamente di dove sei te, dove sono i nemici, si mettono in mezzo. Capisco che io quando devo giocare devo lasciarlo, però io posso farlo. E te ragazzi che io ho tempo di giocare, non dovete mai fare quello che faccio io. Come che voi sono andati con la matura. Molto prematura, anche perché purtroppo non si trovano sempre dei geni, come sto trovando io. Dai, corri, 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 corri. Ragazzi, una cosa, se dura massimo 30 minuti ve la porto una partita completa, se no lo porto in testa,
ma se non taglio le parti in cui muoio di più. Jump shot, non ci credo, ho fatto una doppia un jump shot. Ragazzi, questo live qua sta diventando bello scortese. Che come io non ho mai veramente fatto, cioè non fa, queste cose qua non le faccio neanche su COD. Granata, 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 soldi. Poi non conoscevo, non stavo tutti. No, dai, accettabile come risultato. No, ragazzi, qua qua siamo tutti un po' impazziti. Sarà per la prossima volta. Comunque, ragazzi, mi taglio tutto F2000 schifoso. Hai usato ammo. No, ragazzi, questa qua però è assurda. Cioè, vedete, siamo tagliati tutti e due mentre stavamo passando da dietro i nostri amici. E praticamente io ho visto e vi ho perso. Non è più per forza, non è più per forza, eh. Che la mia abilità con le armi qua fa abbastanza schifo. Ragazzi, sono un po' sono convinto che da lui, se si mettesse a sparare, sarebbe più preciso di me. Ecco il kit medico. Non so perché ha questo video. No, purtroppo non lo so, cambia i pollici opponibili, quindi non si spara, non si può sparare. Di fortunatamente è più bello. Solitamente non dovrebbe averci, poi in realtà scopriamo che in realtà tutto quello che ci hanno contato sono tutte cavolate, ma dai, ci l'avevo appena liberata! Veramente non te ne puoi andare da sto buco qua che ti urlo ieri. Mamma mia che partita che sto facendo, però quello sto preso, quasi quasi qua, no, avevo capito di caricare perché il green shot è l'arma scura, spara alla velocità della luce. Boh, ha smesso di sparare, non so perché, non so perché, ma... Sì, vabbè, purtroppo non sono riuscito a ammazzare, ma mi animavo di sbaglio. Adesso perché si è sacrificato per me. Se si è caricato per me, grazie, ti ringrazio tanto, ma intanto ero destinato a morire. Non sapevo che ero destinato a morire, ragazzi. Tutti noi siamo destinati a morire, alcuni prima di altri. Ecco, io alla fine si può dire che faccio schifo per queste cavolate. Faccio schifo per queste cavolate. Cioè, giustamente io dico, dai, mi metto qua, infatti non ci dovrà passare nulla. Questa mappa qua non è comunque. Anche la mappa non è comunque. Sembra abbastanza difficile, però stranamente a me non è riuscito a portarmi quello che dovrebbe essere, perché qua lo chiudo, perché fa alcune delle mie classiche cavolate del tipo doppia, dove non l'avevo detto perché non sapevo che qua ci fosse il passaggio. Devo dire la verità, non sapevo che ci fosse il passaggio, ma mappa qua è un casino mostruoso, cioè quello fa anche sta mappa qua è un casino mostruoso, cioè, io non faccio molto tifoso, ragazzi, scappa, scappa, togliti, 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 togliti. Quante uccisioni! Mamma mia, questa qua è epicità pura proprio! Ah, mi ero distratto! Ma ragazzi, stavo guardando lo schermo del computer e mi sono distratto. Dai ragazzi, possiamo vincere, dai, faccio io un'intera partita in live. Veramente ragazzi, questa qua è una delle mie migliori partite che abbiamo fatto.
Mia mamma ti crede che c'è un nemico? Io. Mi sono sacrificato per il beneficio di qua. Chi se ne frega del beneficio di lui, voglio dire. L'inserimento ambientale di terra caldo, questo non si. Il taglio tecnico, ragazzi, chi sei tu, amico nemico, amico? Quanto odi tutti che usano le luci tattiche, veramente usarli, veramente mi fa veramente schifo. Boh, mi fa one shot one kill, secondo me è una cosa alla testa. Io mi diverto così, ragazzi. No! Dovrei vedere prima. Devo ricordarmi di osservare prima l'ambiente prima di ricaricare l'arma. Anche se ho un MP45 ce n'è. Perché se ho un MP45 non ho l'arma che non ho caricato sulla piazza, devo essere sempre un 3 e io devo ricaricare sempre. Non c'è niente da fare, una legge, ragazzi. È una legge. È che mi interessa proprio, sarebbe sicuramente più bello anche avere qualcuno che ti dice anche che tu ma solo sulla sta che non puoi dire che non mi ero non più non voglio fare proprio nessuno però almeno sulla loro situazione almeno da sapere l'ho preso no era lì dai magari dovrei prendere presto come dicevo quando giocavo a Medal of Honor Modern FDS qui a Super Fire poi siamo perché tutto il tempo di bene non ha il minimo senso come non ha quello che sta facendo adesso ho detto ragazzi giocate come sto giocando io ho pericolo e io entro in queste parti qua. Non so neanche guardare il tuo, dentro basta. Dentro. Contatto. Un attacco di ucciso. No, stiamo riperdendo ucciso. Chiaramente qua si va... Lo disuogo tuo. C'è qualcuno merda si può andare subito perché non faccio sempre gli stessi punti della mappa perché mi sto un po' più contando continuare a ritornare vabbè sì neanche qui le ricette no bastava che andavo sotto e lo trovavo bastava che andavo sotto e lo trovavo bastava che andavo sotto eh. Ma scusa, cosa sta succedendo qua veramente? Veramente io sto accendo. Ho un magneto, mi trovo nemici che spuntano da tutte Devo le subito parti. prendere il kit medico. Veramente trovo tizi che spuntano da tutte le parti. Veramente, quale del genere è meglio. Poi mi cambia il lato dell'arma perché? Vorrei sapere perché. Ma niente se anche due più 30 minuti perché ho mai finita. Ultimamente mi sembra fare schifo però. Usiamo la tecnica del Blitzkrieg o quella lampo per la mettere ai nazisti. Io vorrei sapere perché mi continua a cambiarla. Ragazzi, è finita! Veramente 30 minuti perfetti, proprio scanditi perfettamente. 56-24, 2620 punti. 2000 punti in più, ero il migliore. Anzi, 32. Non è più overpower, ragazzi, a proposito, un attimo a vedere quello lì che dice, secondo me sì, il classico... Perché?
Club Classico. Comunque, ragazzi, bella partita a voi, spero che questo video vi sia piaciuto, tanto per ingannare l'attesa per Battlefield 4.